Buongiorno ragazze, benvenute in questo nuovo video vacanza. Allora, oggi il monolocale era veramente un disastro perché dalla ultima pulizia, diciamo, sono passati già 5-6 giorni. Intanto avevo una marea di roba da lavare, cioè la roba di 10 giorni. Così sono andata giù in lavanderia perché il Residence ha anche una bella lavanderia con lavatrice asciugatrice e ho fatto questa lavatrice. Quindi vedrete degli spezzoni della lavatrice, di me che stendo. E ho fatto poi un riordino generale, logicamente il bagno, quello lì è da pulire, però ho tralasciato il pavimento, già, ho dato giusto una scopata che non vi ho fatto neanche vedere. Quindi vi dico, veramente queste sono cose che sto facendo proprio il minimo indispensabile. E dopodiché, dato che abbiamo anche allungato il periodo di soggiorno, a maggior ragione avevo queste cose da lavare. Poi, per fortuna, ho visto che giù c'è un asse da stiro, quindi in extremis, avessi da stirare giusto una maglia, un paio di pantaloncini, lo posso fare. Bene, ragazze, io sono sempre molto contenta che guardate volentieri i miei video e per questo vi ringrazio tantissimo. E vi invito ad iscrivervi al mio canale se vi piacciono i miei contenuti. Vi mando un bacione a tutti e vi auguro buona giornata. Eccomi qui dalla lavanderia. Le lavatrici chiaramente sono belle grosse. Ho portato giù veramente tantissime cose e vado proprio a riempire questa bella lavatrice grandissima. Ora però non so dirvi di preciso quanto è, però è proprio bella grande. La vado a chiudere e vado a mettere il detersivo che mi hanno dato in dotazione, appunto una bustina con il detersivo liquido. Poi ho da parte l'ammorbidente e anche del detersivo in polvere che andrò poi ad aggiungere perché la roba è veramente tanta, quindi penso che questo qui della busta non basterà. Attivare questa lavatrice è veramente semplice, è proprio un programma semplificato per i colorati, bianchi e via dicendo, basta schiacciare un bottone ed è già tutto programmato, di modo che non ci si può sbagliare. Vado poi a lavare un costume di mio marito e un paio di slip a mano perché appunto mi sono dimenticata di aggiungerci queste cose, quindi vado a lavarle a mano. Non avendo il detersivo apposito o il sapone alga per lavare a mano, vado appunto ad effettuare questa manovra con il detersivo per i piatti. Ed essendo un sapone, va benissimo anche lui, appunto, per questo lavaggio alla veloce, naturalmente. L'unica cosa è che bisogna andarne a mettere un po' meno perché ha fatto veramente tantissima schiuma, però diciamo che il lavaggio è riuscito bene ugualmente. Andrò poi a stenderlo fuori perché abbiamo appunto uno stendino e quindi poi andrò ad aggiungere anche tutte le altre cose della lavatrice, naturalmente. Dopodiché vado a preparare il detersivo Ajax dentro il secchio con l'acqua e vado a pulire il balcone. Andrò naturalmente a dare prima una bella spazzata per togliere appunto tutti i residui della sabbia della spiaggia, diciamo. Grazie.
A questo punto faccio uscire Milù dal balcone perché non riesco veramente a pulire. La faccio uscire appoggiandoci leggermente la scopa sulla sua schiena, però state tranquille ragazze che non ho torturato nessun animale in questo video. Dopodiché vado a dare una bella ripassata con lo straccio, quello classico, e il bastone e l'Ajax. Procedo poi a rifare il letto, a mettere via le cose, insomma la solita routine della mattina che si fa anche a casa, perché anche se siamo in vacanza, insomma il letto va sistemato, qualche cosettina naturalmente va fatta, come già vi ho detto l'altra volta. Dopo questa sistemazione andrò a farvi vedere degli organizzatori che ho trovato al Lidl, veramente a poco prezzo, 9,90 €, che mi serviranno per metterci dentro medicine, vari anelli, bracciali, orologi e tutto ciò che si trova appunto in giro. Continuo il mio spolvero con le salviette che vi ho fatto vedere l'altra volta della Citrosil per pulire appunto e togliere la polvere. Dopodiché pulisco questo tavolino del balcone con il mio prodotto, quello che ho fatto all'aceto di alcol e uno straccio normale in microfibra. A questo punto passo in bagno ad effettuare la pulizia. Pulisco le solite cose, il lavandino, tiro via tutte le cose che ci sono a mezzo naturalmente e vado a dare una bella rinfrescata. Dopodiché vado a svuotare la mensola qui dallo specchio dove regna il solito caos e con lo straccio e l'Ajax vado a ripulire per bene questa mensola perché aveva proprio bisogno. Vado ad effettuare la pulizia dello specchio sempre col prodotto all'aceto di alcol che faccio io e il panno in cotone. In questa maniera qua viene veramente bello pulito. Dopodiché passo alle solite pulizie, water, bidet e pavimento. Effettuo questa pulizia con un panno soltanto, incominciando dal lavandino e continuando tutto il resto. Vado poi a svuotare questo sacchetto dove al Lidl ho preso il latte e ho preso questi organizzatori. Uno sono andato a metterlo nel bagno sulla mensolina che poi vi farò vedere e un altro lo andrò a montare proprio ora. Sono veramente molto carini questi organizer, sono in tessuto e ce n'è uno grande e altri piccolini, quindi si possono anche dividere in vari cassetti, in vari sportelli.
A questo punto continuo a spolverare con la salvietta che avevo lasciato un attimo da parte, spolvero per bene questo mobile qui della televisione. Dopodiché vado a pulire proprio il tavolo, perché appunto è qualche giorno che non lo facevo, con il prodotto che faccio io all'aceto di alcol, vado proprio a ripulire per bene il tavolo. A questo punto la lavatrice giù di sotto ha finito. Dopo aver portato su tutte le cose, vado a stendere tutti i panni e devo dire che ne ho veramente tantissimi. Dopo 2 ore o poco più, tutti i panni erano già asciutti. Sono andata a ripiegarli per bene e a metterli dentro l'armadio e ne ho approfittato anche per dare una bella ordinata, appunto, a tutti i panni. Bene ragazze, dopo questa visione di me che stendo i panni sullo stendino, vi saluto, ringrazio tutti gli iscritti di sempre e i nuovi iscritti che si sono aggiunti al mio canale, vi auguro naturalmente buone vacanze se siete in vacanza e vi mando un bacione grande e vi aspetto naturalmente al prossimo video.